debbano essersi sentirsi chiamate a questo processo di ammodernamento, di aggiornamento, di inserimento in questo diverso quadro istituzionale. Perché il processo che è in atto è un processo che, se andrà a esito, è un processo che chiamerà tutti a questo rinnovamento, e che non sarà un rinnovamento di forma, di facciata, ma sarà un rinnovamento sostanziale, con il rischio che ne possa uscire, che con il rischio che chi non sta al passo esca dal circuito. Io credo che in questo quadro le linee di riforma del Camera di Commercio che sono introdotte dall'articolo 8 bis, che rimangono linee perché siamo di fronte a una legge delega, non siamo di fronte al decreto legislativo, abbiano una loro validità. Non sono niente perfetto, queste possono essere più sbagliate di altre, ma possono essere una traccia di discussione, anche se i tempi di discussione sono ormai molto ridotti. Intanto è sicuro che rispetto al disegno disegno originario, qui non si parla più di una pre-estinzione delle Camere di Commercio, ma si parla di un processo di riattualizzazione del ruolo delle Camere di Commercio, perché si mantiene il diritto camerale che invece era soppresso, si riconosce ancora la funzione del registro delle imprese, che è e rimane, credo, la funzione essenziale delle Camere di Commercio. Si introducono o si mantengono altre funzioni che sono che hanno fatto la qualificazione delle Camere di Commercio, che sono state aggiunte nel tempo, poi con l'accoglimento degli emendamenti ne rimarranno dentro anche altre che non sono neanche nell'assetto ordinario. C'è il processo di revisione della governance, che a mio parere è importante e significativo, e al quale probabilmente sentirò sotto questo profilo delle critiche, al quale ho aggiunto qualcosa proprio di mio ulteriore, nel senso che ho introdotto con un emendamento il limite ai mandati e una disciplina elettiva che dice espressamente la formula un'adeguata consultazione delle imprese associate, e questo per dare al processo di elezione una condizione di maggiore partecipazione, di maggiore consultazione delle imprese, per sfuggire a quello che mi pare che sia un po' una tendenza che non è solo propria delle Camere di Commercio, ma che vede questi momenti di elezione, momenti in cui troppo spesso c'è un'autoreferenzialità. Il mio, per essere molto chiaro e quindi per far capire il mio pensiero, io questo tema l'ho trattato a diverso titolo per le fondazioni bancarie, che sono una realtà diversa, ma che hanno meccanismi di elezione dei propri livelli di governance che creano una condizione di autoreferenzialità e anche di autoperpetuazione molto maggiore, secondo me molto più pesante e diversa da quella che si poteva vedere nel mondo delle Camere di Commercio. Ma credo che anche da questo punto di vista l'introduzione di elementi di dinamica sotto questo aspetto non possono che far bene a un mondo che non ha bisogno, credo io, di difendere la qualità attuale, ma ha bisogno di accentuare la qualità, di riattualizzare il proprio ruolo, e credo che lo possa fare, non lo dico retroattivamente, credo che lo possa far bene nel momento in cui, rispetto a questo processo di riforma, si ponga
nell'ottica di collaborare alla miglior definizione della riforma e non si ponga nell'ottica di opporsi alla riforma. Questo non lo dico con riferimento alle relazioni delle Camere di Commercio, lo dico perché con l'esperienza di relatore di questo provvedimento le resistenze che ho via via toccato con mano sono state davvero molte. Io credo anche che rispetto a questo provvedimento abbia un suo significato positivo quello che riguarda, in coerenza con l'articolo 14 della stessa riforma, il tema delle partecipazioni delle Camere di Commercio, della razionalizzazione e della eliminazione di quelle partecipazioni che hanno rappresentato un vulnus nell'immagine delle Camere di Commercio e non una voce a favore. Naturalmente anche qui non si fa di ogni erba un fascio. Si sa benissimo che in queste ci sono partecipazioni che oggi possono anche apparire a partecipazioni superate dalla storia, non più giustificate, ma partecipazioni che hanno avuto una loro giustificazione storica, socio-economica e politica, e politica nel senso migliore del termine, e che per le quali oggi non si tratta di usare la scura moralistica, ma si tratta semplicemente di ripensare eventualmente alla loro ricollocazione per consentire alle Camere di Commercio per poter svolgere in altro ambito che sia oggi più funzionale al ruolo che si va definendo le Camere di Commercio questa loro azione di partecipazione societaria. E ciò fermo restando il fatto che credo che l'esperienza che dal 1990 è venuta avanti, cioè dalla riforma della legge comunale e provinciale, la legge 142 sulle società partecipate, debba porre con forza il tema di una riflessione forte, come fa l'articolo 14 della delega, alla funzione delle società partecipate, ai limiti del ruolo delle amministrazioni pubbliche come soci di società partecipate, perché se è una cosa che va assolutamente troncata, sarà complesso nella realtà farlo in Italia, che non riguarda credo in modo significativo le Camere di Commercio, ma che riguarda in modo scandaloso molte amministrazioni comunali e non solo, penso anche alle partecipate di livello nazionale, delle società partecipate come strumento del malaffare, come strumento per assumere decisioni che nelle amministrazioni comunali non si volevano assumere per paura delle responsabilità penali, per svolgere quelle attività di clientela a livello di assunzioni o a livello di incarichi che si potevano svolgere meglio in queste società partecipate, dato che qui non c'erano i vincoli di bilancio e il patto di stabilità e le responsabilità eventuali di tipo penale. Scusatemi se mi ripeto, da questo punto di vista io credo purtroppo di avere un'esperienza diretta, perché vengo da Parma, sono stato consigliere comunale di minoranza a Parma, di quell'amministrazione che è stata costretta alle dimissioni ma che ha lasciato 600 milioni di debiti del sistema delle società partecipate alla città, e quindi credo che sia un esempio quasi da manuale sotto questo punto di vista. Penso anche che il testo finale dell'articolo 8 bis possa avere elementi positivi sullo spazio operativo delle Camere di Commercio. Per quanto riguarda i problemi che immagino ho sentito dall'introduzione, e so bene per i molti contatti che ho avuto, che più preoccupa, che è quello dei livelli occupazionali, so che la formula che è introdotta qui non lascia tranquilli, credo però che questa formula, una sua valenza, una sua portata giuridica concreta, ce l'ha. Voglio solo aggiungere, chiudendo, poi naturalmente sono qui e quindi così come sono pronto a
sapete che i segretari comunali sono attivisti da questa forma, quindi capisco assolutamente la dialettica della libertà dell'opinione, quindi mi prego anche di essere molto chiaro, perché serve sempre la chiarezza. Volevo solo aggiungere che con l'accoglimento di un emendamento, che sarà la proposta che farò, saranno introdotti anche in modo preciso la definizione di standard nazionale di qualità delle prestazioni di Camera di Commercio in relazione a ciascuna funzione fondamentale ai relativi servizi e all'utilità prodotta, e un sistema di monitoraggio per garantire il rispetto degli standard. Questa è una cosa che veniva richiesta per quello che riguarda il tema dell'accorpamento delle Camere di Commercio. Il criterio è quello della base minima di 80.000 imprese. Su questo piano forse si potrebbe arrivare a 75.000, ma non ci sono state moltissime spinte. Ci sarà una deroga precisa per le zone di confine e sarà introdotta la previsione dell'eventuale salvezza delle Camere di Commercio che siano camere di commercio di province montane, così come attuate e realizzate in attuazione della legge Delrio. La legge Delrio prevede la salvezza delle province montane. Ecco, questo al momento è quanto mi sentivo.